Questo 1º maggio ancora una volta abbiamo visto la questura torinese comportarsi in modo estremamente nervoso, l'ha fatto più riprese durante il corteo, irrompendo con cariche selvagge e caccia all'uomo per semplici contestazioni verbali. Come sottoscritto, tanta gente oggi è andata a casa ammaccata, dovendo passare per le cure dei pronti soccorsi o altre cure di fortuna. Avevano iniziato già alle 9:30 del mattino a impedire una contestazione verbale e poi impedire di entrare in corteo a degli studenti e dei borsisti della Verdi occupata. Già lì avevano tratto in inferno, che poi sembrava tramutarsi in arresto, quattro persone, malmenandole decisamente. E poi l'hanno rifatto sotto il comune di Torino, dove per un non nulla sono partite cariche molto selvagge che hanno infierito contro alcune persone, come contro il sottoscritto. Però questo non è secondo noi il dato importante di quello che è successo oggi, che potremmo chiamare la lunga via crucis di Fassino, perché da quando è partito in piazza Vittorio fino a quando è arrivato in piazza San Carlo, ancora durante il suo comizio ufficiale, è stato praticamente accompagnato da una lunga sequela di contestazioni, non solo i giovani della Verdi, non solo il movimento Notava, anche i cooperatori e anche un sacco di maestre che l'hanno insultato e hanno fischiato mentre lui parlava e ha dovuto fare un intervento decisamente più breve del solito. Questo è il dato interessante che ci regala questa giornata torinese che ha visto una partecipazione massiccia, non rituale, non la solita sfilata, e piuttosto rabbiosa. C'erano pochi che sentivano la necessità di difendere Fassino, perfino i sindacati confederali oggi dicevano che queste cose sono il minimo con le condizioni di vita che la gente sta affrontando. Abbiamo visto vecchietti, maestre, gente che non prende lo stipendio da tanti mesi. Quando da Piazza San Carlo siamo partiti per finire sotto il comune dove poi siamo stati caricati, c'era uno spezzone che superava di gran lunga le 1.000 persone. E questi sono i dati reali di una giornata che è stata non all'insegna della ritualità, ma all'insegna della lotta.